E adesso come si fa? Io non ho le chiavi. Bisogna aspettare che si sveglia il portiere. E a che ora si sveglia il portiere? Alle 5 per fare le pulizie. Ah, sono le 2. Ti annoi ad aspettare con me? No, continua. Chi è questo, un attore? No, si chiama Luca. È l'unico poeta del gruppo. Non so più niente di lui. Anni fa mi ha scritto una lettera bellissima e assurda. Alla quale, naturalmente, tu non hai risposto. Già. Eravamo bravi anche in educazione fisica, ma un po' goffi sempre. Vittorio un giorno cominciò a correre come su un palcoscenico. Credo che quello sia stato il suo primo ruolo classico, il messaggero. Udite voi, tutte città dell'Asia, o Persia, ascolta! Nella competizione creare altre regole, disprezzando le convenzionali, ma soprattutto cercare di arrivare primi, di essere più bravi degli altri. Sì, fra me e Vittorio c'è sempre stato uno spirito di competizione, un continuo agonismo. Sono proprio curioso di vedere come lo ritroverò. Mai giocato a golf, né lui né io. Ma pensavamo che così sarebbe stata la nostra vecchiaia. Serena, britannica, arteriosclerotica e patetica. Maybe we are going to play golf. One day, on the green grass of our valley, that day we'll be happy and famous, healthy and stubborn, like two Scottish Highlanders. So down the ball. Let's kick it right through. The green grass of our valley. Where we are going to play golf. One day. Se le dico che abbiamo lasciato le chiavi dentro, è stato un colpo di vento. Guardi, noi stavamo giocando a carte. Il telefono, presto. Faccia presto. Ci voleva anche questo. Pronto? Ah, sei tu, Vittorio. Grazie, Otto. Stavo dormendo. No, non posso dirti adesso. Sì, Luciano è ancora qua. Va bene, ci vediamo più tardi allora. D'accordo, ciao. Ciao allora. E scusami. Se vuoi facciamo le carte un'altra volta. Senti, non dirò niente a nessuno di quello che è successo qua. Chi era al telefono? Era Vittorio. Tutto bene, Otto? Magnificamente. Caffè macchiato. A lei? Il caffè. Danne due. Ecco. Ah,
guarda con che catorce deve andare in giro. Ma non ti vergogni? Ma perché non ti fai una bella macchina? Non sei una bella cupina fuori serie? Non ti piacciono le belle macchine? Non ti piacerebbe avere un bel 2003, una Jaguar, magari una Ferrari, magari un ISO? Perché non ti fai un ISO invece di sto catorce? Eh? Così. Ma la 500 è già un progresso, se soltanto sapessi guidare. Perché? Dai che hai sbagliato strada, hai scelto la più lunga come al solito. Suona il clacson, dai, fatti valere, forza. Gira, vai disteso, che sei nervoso? Leva la mano. Forza, porta la destra, cambia marcia che ti muore sotto, vai. Lasciami fare, Vittorio. Leva la mano, via. Qui, basta avere una bella macchina, saper guidare e il viaggio diventa una distensione. Sei disteso? No. Sei contento? No, mi sento male. Fammi scendere, vai più piano. Almeno evita le curve, vai dritto. Adesso lo faccio vedere io. Reggi forte. Lo butto fuori, eh? Ah, te la sei fatta poi la ISO, eh? Te l'ho presa giorni fa. Sono contento. È una macchina stupenda, veramente. Tu perché non te la sei fatta? Sali, va? Eh? Tu perché non te la sei fatta? Mamma mia! Italiana, stazioni del secondo programma, a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno. Ricordiamo agli ascoltatori che i segnali di orario che avranno occasione di ascoltare nel corso della giornata provengono dall'Istituto Elettrotecnico Nazionale da Leggio e Lorenzo di Torino. Le nostre bestie e il nostro ragazzo. E anche la città è nelle tue mani. E il nemico, con tutte le sue armi e la sua forza grande, proteggi nostro cognato e anche lui nella città con i suoi 4 figli. Fa che non li uccidano, sono innocenti e il più piccolo non ha ancora 2 anni. Proteggi anche noi, che no, siamo dei... non credo che Brett sia superato, come dicono. E non possiamo far... Per Madre Coraggio è un dramma stupendo. È un violentissimo atto d'accusa contro la guerra. Per questo ho voluto farne una nuova edizione. Al posto dei cattolici e dei luterani avrei potuto mettere i nazisti e gli alleati. Ho preferito mettere i marines americani e i contadini vietnamiti. Tanto il rapporto è identico. Ma mi sembra che vada bene. Forse è un tantino lunga per il giornale. Sì, ma ci pensi tu a tagliarla, no? Amen. Amen.
Bravo, Luciano, una regia eccezionale, bravo. Grazie, sei il più bravo di tutti, anche di me. Bravo, davvero. Bravo, veramente bravo. Bravissimo. Un maestro. Che cosa straordinario. Bravo, bravo, bravissimo. Bravo! Grazie, grazie amici. Basta ora, sono stanco, devo andare. Vedi che macchina che c'ha. Devo andare, non posso. Pronto? Paola? Sì, certo, certo, passa a prenderti. Scusami Paola, il caffè. É que meu pai tem que voltar pro mar e na jangada outra vez pescar. É que meu pai tem que voltar pro mar e na jangada outra vez pescar. Come va la comédia? Va, va bene. Che c'è? Scocciato? Non è niente, niente di serio. Andiamo a bere qualcosa, su. E a tarefa, va. Tem que explicar, pô. Mas orizes a causa do nosso desenvolvimento. Mas é que eu sempre disse, tem que largar de lado uma vez a preocupação formalística e atacar diretamente a análise da situação. Que diavolo credono di essere? Pensano di scoprire cose nuove. Tutto questo è stato detto e ridetto anche dai nostri nonni. Ma questo è il Brasile. Sono dei ragazzini e non ci sono nonni. Muoiono tutti prima. Accidenti. Fa male oggi, eh? Non te la prendi. Loro adesso sono già. E proprio adesso è il loro turno. Che ti succede? Bino vuole aver figli. Dice che è troppo giovane per aver figli. Da mesi ingoia pillole su pillole. E non me l'ha mai detto. Appunto. Sono tutti molto giovani. Olha, quer precisar acabar de uma vez com esse bizantinismo da cultura de importação europeia. Meu filho, tem estrangeiro demais aqui. Todos eles bem, com muita cultura, não, mas basta é preciso você não pensar... Não reforma agrária. Tem que fazer o povo compreender o verdadeiro significado... É o problema que... central, é o problema do... Olha, você, desculpe. Corrupção administrativa... Desculpe, o problema existe, eu sei. Eu estou dizendo que... Não é essa maneira de enfrentá-los. Desculpe, eu acho que vocês estão equivocados. Os problemas existem, eu sei, mas... Não é essa maneira de enfrentá-los. Vocês estão todos de acordo? Parece até que eu cheguei ontem. Nós estávamos falando de te. Adolfo, em fundo não sei brasiliano. Não sei nada qua. Tem uma bela diferença, sai? Tu sei quase tanto de passagem. Tá. Tá certo. Desculpe. Anni non vi scrivo, non so più niente di voi. Anni fa mi avete scritto che dovevo tornare. Credo di aver dato qui tutto quello che dovevo dare e non ce la faccio più. Sto affondando, non leggo più, faccio delle cose mediocri per sopravvivere. Vedo i vostri film e mi sembra straordinaria la vostra franchezza e il vostro coraggio.